Bentornati diavoletti e soprattutto bentornate diavolette qui su Heller Channel. Oggi un ultimo video della serie Decluttering Makeup, parliamo di prodotti occhi e insomma inchiodatevi alla sedia perché sarà un video lunghissimo perché ne ho veramente una tonnellata. Vi dico fin da subito che se volete vedere il video dedicato alle mie palette, occhi e insomma contouring, illuminanti e quant'altro, sarà in un altro video perché non ho il tempo di farlo adesso. Ma se volete sapere quali sono i prodotti occhi che utilizzo di più, quali sono quelli che butterò, i mascara preferiti, bla 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 bla, ovviamente non vi rimane che guardare questo video, ma prima vi chiedo un like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui video di Heller Channel. Io vi mando il solito bacio e vi aspetto dopo la sigla. Io ve lo dico, ho quasi paura. Allora, sono questi, questi e questi. Partiamo dai prodotti che voglio tenere. E voglio tenere questi prodotti, questi casual di Vegale, che mi sono stati mandati da Bioshop qualche mese fa. Allora, questo è il Pearl White numero 07. È un bellissimo bianco. Guardate come sono questi casual, sono fantastici. Poi abbiamo il dark green, tenete conto che sono tutti prodotti super vegan, cruelty free, naturali e quindi non vanno a fare del male agli occhioni. Il purple, che è un viola scuro, il bronze, che è appunto un marroncino bronzo, mentre invece il silver grey è nuovo, quindi non lo vado neanche a swatchare e decido che lo regalo. Sempre di Vegale tengo questo mascara, che è un mascara marrone, e lo tengo proprio perché è marrone, lo scovolino è questo, mentre invece questo mascara, che è nero, voglio regalarlo, per cui questi li metto da regalare qua. NYX, questo Eyebrow Me Marker. Allora, questo prodotto è uno dei miei preferiti, purtroppo non scrive più e quel poco che scrive praticamente la punta oramai è andata, per cui questo lo butto, ma andrò a ricomprarlo praticamente sicuramente, per cui via. Questa invece è una matita di paese, una matita per sopracciglia. Sono sopracciglia chiare, per cui la regalerò, so già anche a chi regalarla. La punta è un po' così, non so perché, io non l'ho mai usata. Matitone di Kiko, matitone occhi, è di un viola. Diciamo che lo regalo, non mi piace, lo regalo. Eyeliner di Maybelline, Master Prestige, è quello che sto utilizzando in questo periodo. Sta un po' finendo, devo dire la verità, però lo tengo fino a quando non avrò preso un altro eyeliner. Una combo di mascara. Mascara bianco primer, mascara nero di Glossip. La tengo perché questi mascara li adoro, tutti e due, sia in combo sia separati. La Roche-Posay mascara perfettissime. Ho adorato questo mascara per tutto il tempo che l'ho usato. Lo scovolino è ricurvo. L'ho adorato a dir poco, ma oramai non ce n'è più, per cui si butta. Eyeliner rispettissime, sempre di La Roche-Posay. Allora, ce n'è ancora, per cui finché non è finito lo tengo, perché mi piace tra l'altro anche tanto. Mascara waterproof, questo l'ho comprato a Roma in un supermercato, infatti è di questa marca Dreamland Makeup. L'ho comprato 3 o 4 anni fa, ha una durata di 6 mesi, per cui lo butto, perché non esiste, ho paura. Matita nera La Roche Posay mai utilizzata, rispettissime, la regalo. È una matita eyeliner and eyebrow, quindi con lo scovolino dietro per le sopracciglia. È scura, in realtà questa è nera ed è piatta. L'ho comprata in Thailandia, la tengo per le sopracciglia, ovviamente. Matita viola di Kiko, Smoky Eye Pencil. La regalo perché la regalerò a mia nipote, perché non mi piace proprio, non la uso, non mi piace. Matita, questa qui è una matita di Deborah, se non mi sbaglio. È un blu navy con dei brillantini. Adoro questa matita, la tengo. Kiko per le sopracciglia, l'ho appena comprato, è una matita nera di quelle piccoline, la tengo ovviamente. Questo qua è un gel eyeliner auto pencil che ho ricevuto in una beauty box. Il problema è che non scrive, quindi io penso che la regalerò a mia nipote per giocarci. Master Casual di Maybelline New York, questo qua è nero,
L'ho appena utilizzato per truccare delle persone in un videoclip, è bellissimo, è opaco, lo tengo, bisognerà farci la punta perché giustamente. Questa è una matita di un verdone molto bello, è un verde petrolio, che è questo qui, guardate che bello. È una delle mie matite per occhi preferite, la tengo. Questa è una matita per occhi di Make Up For Ever, mi piace tantissimo, il problema anche qua è che è talmente chiara che si vede poco, però un pochettino si vede, spero che la vediate. È perlata, la tengo. Questo è un gel Lipo Chills, è un gel per far crescere le ciglia. Come vedete è praticamente tutto pieno di grumetti, per cui vuol dire che oramai ha fatto il suo tempo. Funziona questo gel? Assolutamente sì, l'ho sempre usato, ne ho due o tre in giro. Questo lo laverò e riciclerò il pack per mettere dentro l'olio di ricino per farlo, per appunto allungare le ciglia. Questo è un illuminante di Kiko che fa parte di un duo che serviva per il contouring. Io ho perso praticamente la parte quella scura e sto tenendo quella chiara per illuminare l'angolo dell'occhio oppure sotto l'arcata sopraccigliare, per cui la tengo. Questa qui è una base per occhi vecchissima che io ho sempre adorato, è vecchia, è finita, la butto. Matita occhi viola, andiamo a vedere nei viola. Anche questa carina ma troppo vecchia, ho paura di utilizzarla dentro l'occhio, per cui la butto. Altra matita per occhi, questa mi sa di un po' vecchiotta, perlata, anzi metallizzata, si è un po' spappolata, boh, niente, vecchia, si butta, negli occhi niente di vecchio. Matita nera, vecchia, si butta. Matita nera, questa non è molto vecchia, si tiene. Matita nera di Brelil, anche questa non è molto vecchia, si tiene. Matita sempre nera di Brelil, si tiene. Ecco, io queste matite spesso e volentieri le utilizzo nei videoclip quando magari devo fare le scritte sul braccio, le scritte, allora quelle un po' più vecchiotte comunque le tengo, quelle cioè un po' più vecchiotte le utilizzo per quelle che tengo. Questa è una matita oro, bellissima per l'estate, si vede un po' poco, però quel poco che si vede è molto bello, la tengo. Questa invece è una matita marrone per le sopracciglia, tratto definitissimo, lo tengo. Un'altra matita blu con i brillantini, non so se si vedono, la tengo. E questa invece è una matita automatica di Paese, che è questo brand di cui vi parlo spesso, questo brand russo. È bellissima questa matita, ragazzi, è un verdone con dei riflessi cangianti in oro, è veramente bellissima, ovviamente la tengo anche perché è relativamente nuova e non è mai stata usata. Questo praticamente è un casual in polvere che va utilizzato col pennellino, è una cosa che mi hanno portato dall'Oriente, dall'Arabia, per cui la tengo. Mascara, nuovissimo, mascara di Mesauda. Lo tengo perché voglio testarlo ancora un po'. Ha uno scovolino enorme, o non lo so utilizzare io, oppure questo mascara, nonostante lo scovolino enorme, praticamente non rende sulle mie ciglia. Voglio però provarlo ancora un po', per cui questo qua lo tengo. Questo qua è il mio mascara preferito in questo momento, è il Mega Volume di L'Oreal. Lo sto praticamente utilizzando sempre, ce l'ho su anche in questo momento e lo utilizzo tutti i giorni, è il mio mascara di tutti i giorni. Questo qua è un mascara da borsetta, è l'Hypnose Volume à Porter di Lancôme. Adoro questo mascara e voglio comprare la versione, insomma la full size. Lo adoro, mi piace tantissimo e quindi questo lo tengo ancora un po' per quantomeno per portarlo in borsetta. Matita nuovissima non ancora aperta di L'Oreal nera, ovviamente la tengo. Matita Kiko per occhi, è una comunque un'automatica ed è una specie di color oro bronzo. Allora, così si vede, però purtroppo sulla palpebra un po' mi muore. La tengo perché voglio vedere se riesco a fare qualche make up con quella. Matita nera di Rimmel. No, questa qua proprio non va. No, butto, la butto. Non va, la butto. Non mi interessa. Matita nuova nera di Paese, solo swatchata. Guardate che tratto, meraviglioso. Matita nera, anzi marrone, di Brelil, anche questa meravigliosa, la tengo. I miei due pot di Maybelline, questo è il brown e questo è il black. Li vedete spesso nei miei trucchi perché eyeliner e sopracciglia io li faccio con questi pot la maggior parte delle volte, e per cui dato che li uso anche tanto le tengo. Mascara Lash Sensational, era il mio mascara, è sempre stato il mio mascara preferito,
guardate lo scovolino tutto bello ricurvo, non lo sto usando perché sto usando quell'altro, ma lo ricomprerò sicuramente. Questo è finito, per cui lo butto. Idem questo di Essence, che è uno dei miei preferiti, quello con il corsetto verde acqua, è praticamente finito e quindi lo butto. Matita bianca per fare appunto la linea dell'arcata sopraccigliare, per fare la definizione delle labbra, eccetera eccetera. Comunque è tendenzialmente una matita occhi e da usare anche all'interno dell'occhio per rendere l'occhio più grande, mai aperta, per cui ovviamente la tengo. Eyeliner preso su AliExpress, diciamo che lo tengo per fare delle scritte perché non lo userei mai e poi mai negli occhi. L'eyebrow di Benefit, allora, a parte la punta, comunque è nuovo, è già il terzo che ricompro, deve essercene un altro metà in giro, però lo tengo assolutamente. Questo qui è un duo, un ombretto a matita duo di Kiko, questa parte qua è la parte scura, questa parte qua è la parte chiara. Adoro questo ombretto, l'ho utilizzato tantissimo e continuerò ad utilizzarlo perché è uno dei miei preferiti ed è super facile da utilizzare. Il pot di MAC Soft Ocre, ovviamente utilizzato un po', ma comunque è ancora utilizzabile. È rimasta una matita, questa è una matita azzurra, un po' dura, per cui secondo me ormai è andata e la butto. Ultimo mascara, ovviamente questo è nuovo, per cui lo regalerò. Passiamo agli ombretti. Allora, gli ombretti, non vi faccio gli swatches perché sennò non ce la caviamo più. Questi sono ombretti di Egizia, che è trucco professionale. Questo qua è violetto, lo tengo. Questo qua è un po' sgarrupato, ma ha una texture che mi piace tantissimo e la tengo. Questo qua è perlato, color crema, lo tengo. Questo qua è nero opaco e lo tengo. Questo qua è nero sbralusento, ovviamente lo tengo. Pupa, questo qua è un trio, diciamo così, sui toni dell'azzurro, nero e silver. Lo tengo perché non l'ho mai usato e vorrei provare ad utilizzarlo. Sempre di Egizia ho questi mini pot. Allora, questo qui è un bellissimo bronze, è bordeaux ma è bronze, no, anzi è marron, cioè è proprio bronze, è marroncino, terra bruciata, ma proprio con il metallico sopra, che quest'anno ovviamente sta andando tantissimo e quindi, cioè, guardate che bello, cangia. Questo qua è un fucsia, sempre di Egizia, un fucsia bordeaux. Ha fatto una strana patina questo. Si vede poco. Lo proverò perché non mi convince, non vorrei che fosse andato male perché magari è da un po' di tempo che ce li ho lì. Poi c'è questo duo di Deborah, che è marrone e vaniglia. Lo tengo, voglio provare a fare qualche trucco. C'è questa mini palette rispettissime di La Roche-Posay, che io adoro. Qua c'è il primer, questo nella lunetta c'è il primer, poi c'è lo scuro e il chiaro. L'unica cosa che non mi piace di questa palette è che è un po' shimmer. Questi ombretti qua sono un po' shimmer, ma comunque sono proprio ottimi. Un altro ombretto nero opaco, di Egizia sempre, e lo tengo. I prodotti di Egizia sono ottimi, ragazzi, per quello che li sto tenendo tutti. Poi c'è questo Eye Studio di Maybelline, che doveva essere tipo un eyeliner, però è un verde petrolio cangiante, orribile, che tra l'altro non si lavora neanche bene. Forse per uno smoky, per fare l'effetto proprio opaco di uno smoky. Se non avete visto il mio ultimo video sullo smoky, andate a vederlo perché ho provato a farlo appunto con un prodotto in crema così ed è venuto benissimo a dir poco. Questo lo tengo, ma appunto giusto per fare una prova a fare lo smoky. Poi abbiamo due prodottini bellissimi di Collistar. Allora, sono questi due prodotti che sono di una linea un po' vecchiotta. Questo per fare l'angolo interno, guardate che bello, è un illuminante. E questo per fare invece l'angolo esterno di uno smoky, che è un nero con i brillantini. Faccio fatica ad usarli, però vabbè, li tengo, vedrò se riesco a fare qualche trucco per Capodanno, perché sono tutti sbralusenti, brillantinosi. Poi abbiamo questi brillantini, oddio, che gli è successo? Di Pupa. Raga, io questa roba qua la tengo ma non la metterò mai sugli occhi. Li tengo perché voglio vedere se posso provare a cambiare destinazione, perché non so se... Sì, secondo me sono andati un po' male perché ce li ho da un po' di tempo effettivamente, questi qua di Pupa.
Però voglio vedere appunto se riesco a utilizzarli per qualcos'altro, anche questi che sono blu, perché comunque no, quelli blu sembrano, non sembrano così come quelli bianchi. Però voglio vedere, insomma, magari soprattutto adesso che mi diverto a fare i trucchi, quelli metallizzati così, magari questi pigmenti qua possono essere utili, per cui li tengo, ma solo per quel motivo. Tengo anche quest'altro, sempre di Pupa, è una vecchissima collezione, si chiama Polvere di Luce. Questo è il colore 07 lilla, ma non è lilla normale, è un lilla con una cangiancia olografica. Guardate che bello, è pigmentatissimo, è bellissimo. E quindi niente, voglio provare a fare dei trucchi un po' così, un po' strani. Poi abbiamo questo Color Shock di Kiko in mousse, che è molto bello, ma non si vede una cippa, nel senso che ho provato a utilizzarlo 500 milioni di miliardi di volte e o lo adibirò a come si dice, a blush, oppure sugli occhi, quantomeno sui miei occhi, muore, non si vede praticamente. E quindi niente, non riesco a utilizzarlo perché così non si può utilizzare. Di Kiko invece un altro prodotto in crema che mi piace tantissimo e che si vede tantissimo è questa Creamy Crush, che è praticamente verde, è un verde meraviglioso, guardate che bello, e va benissimo per l'estate ovviamente. Diciamo che è un colore molto estivo, si può sfumare ma si può anche lasciare, diciamo così, un po' meno sfumato, un po' più denso. Questo qui è un ombretto duo che non ho mai usato, è marrone e rosino, Lever Faberge. Poi abbiamo dei brillantini bianchi di ODL, anche questi io ce li ho nel trucco occhi, ma non li utilizzerò mai per gli occhi. Mentre invece abbiamo questo pigmento di Bella Pierre che mi è arrivato l'anno scorso, quindi neanche un anno, anzi, mi è arrivato questa primavera. Guardate che bello! A parte che ha un pigmento incredibile, cioè guardate che colore, la texture è fantastica. E niente, quindi questo sarà uno dei miei prodotti dell'autunno in assoluto. Di pigmenti abbiamo sempre quelli di Egizia, questo che è Bordeaux, non ve li faccio vedere swatchati perché è un casino, questo qua che è viola, proprio violetto violetto, e questo qua sempre di Egizia, che è un po' diverso dagli altri, è bronzo. Questo ve lo devo far vedere swatchato perché lì non lo vedete. È proprio un bronzo, cioè è proprio super metallico questo. Guardate che bello. Fatemi sapere se volete un trucco con i toni metallici. Ve l'avevo già chiesto anche in qualche altro video. Fatemelo sapere, se volete ve lo faccio, anche perché mi stanno intrippando molto. Poi abbiamo questo di Sephora, che è in pratica sono dei brillantini. Anche qua non li uso sugli occhi, però magari li uso sulle mani. Questo è un Triss di Pupa che io utilizzo soprattutto di estate. Allora, questi ombretti qui sono bellissimi, sfumabilissimi, nonostante abbiano qualche anno, sono tra i miei preferiti, non li abbandonerò mai, a meno che non mi renda conto appunto che sono oramai inutilizzabili e troppo vecchi. Poi ho questo piccolo pot di MAC con dentro questi brillantini dorati che utilizzo spesso nei trucchi appunto di Capodanno, queste robe qua, e quest'altra sempre polvere. Questa l'ho utilizzata tantissimo e continuerò a utilizzarla tantissimo, di Egizia, è una polvere praticamente d'oro. Poi abbiamo tutti questi ombretti di Heller, di Brelil in realtà, che ha fatto con la linea Heller. Questo è un duo grigio satin bianco, diciamo crema shimmer. Questo è nero, c'era un bianco opaco qua. Questo è bronze. Questo è bordeaux rosa e questo è una specie di marroncino rosa, dove il rosa si è un po' rotto. Di questi ne ho tantissimi nuovi, per cui se siete interessati mi chiedete, vi posso fare il video swatch, quello che volete, e li trovate anche in vendita sul mio Depop perché sono appunto nuovi e fanno parte del mio merchandising. Poi abbiamo questo prodotto per sopracciglia di Emani, sempre un brand vegano, cruelty free e tutti naturali, lo tengo. Questa matita di Hello Kitty la tengo perché è ancora buona. Questo è un matitone di Debbie, se non mi sbaglio, sì, Debbie numero 9, è un matitone metallizzato, a parte il fatto che non ha la punta, però scrive perfettamente, per cui non dovrebbe avere problemi. Questo invece è praticamente un duo in polvere di Pupa. Il pack è un po' andato, il duo praticamente non ce n'è quasi più, però comunque queste polverine qua sono carine, soprattutto per determinati trucchi, ripeto, li uso tantissimo quando arriva Natale e Capodanno,
lo finirò e poi lo butto. Questo invece lo butto proprio, è di Deborah, è un ombretto duo, bordeaux e rosa, ma tanto uno ho già quello di Brelil barra Heller, e due questo si è tutto un po' spappolato, per cui lo posso buttare. Poi arriviamo a questo colorful duo di Sephora, dove c'è questa parte chiara in crema e questa parte più scura in polvere, che però è molto molto cremosa. Non mi piace tanto questo ombretto, vi devo dire la verità. Non l'ho mai utilizzato tanto, lo tengo così. Una piccola palette da 4 ombretti di 4 tonalità diverse di verdi. È una delle mie palette ombretto preferite e la tengo. Poi c'è un'altra palette, questa qua è nuova. Credo che la regalerò a mia nipote perché è praticamente nuovissima. E la palette con dentro le due spugnette per il trucco, primer lilla e rosa, quindi è anche molto da ragazzina, quindi questa la regalo. Un'altra sempre nuova così l'ho regalata a un'altra mia amica. Ah, ecco qua, c'è l'altro eyebrow, quello di Benefit, che serve per illuminare l'arcata sopraccigliare, lo tengo. Qua c'è un'altra matita nera, scrive perfettamente, per cui la si tiene. E qua ci sono infine due piccoli ombretto duo di MAC. Su questi sono indecisa, perché fin da quando li ho presi non è che mi hanno sconfinferato. Allora, praticamente la palettina è così. Qua c'è un verde più scuro e qua c'è un verde più chiaro. Sono tutte e due shimmer con una base opaca. Il problema di questi ombretti è che secondo me non sono molto scriventi. Cioè, sulle dita sì, poi li andate a passare sulla palpebra e non rimane quasi niente. Boh, non lo so, in più stanno a chiazze, non lo so. Stessa cosa su questo, che però non è verde ma è oro e bronzo. Questo bronzo qua è meraviglioso, quest'oro qua è bello ma praticamente invisibile. Quindi non so se li darò a mia nipote per giocarci o proverò a tenerli io ancora. Bene ragazzi, questi erano tutti i prodotti che ho eliminato, quelli che ho tenuto, quelli che insomma mi sono piaciuti, quelli che sono un po' vecchi, ve li ho fatti vedere veramente tutti. E mi auguro di avervi dato degli spunti di riflessione. Come al solito qua parliamo di prodotti per il viso, per cui bisogna, soprattutto quando si tratta di occhi, bisogna stare molto attenti a cosa si va a mettere, perché potrebbe creare delle allergie e quant'altro, ed è questa, diciamo, la motivazione più grande che mi ha fatto decidere di gettare alcuni prodotti piuttosto che di tenerli. Io vi ringrazio di essere stati con me per tutto questo video. Fatemi sapere se anche voi fate il declutter dei vostri prodotti occhi, quanto li tenete, se preferite le matite, gli ombretti o i prodotti in crema o i pigmenti, insomma fatemi sapere tutto quello che riguarda le vostre preferenze dei prodotti occhi. E soprattutto, come vi ho già detto all'inizio del video, fatemi sapere se volete un video in cui vi mostro tutte le mie palette, ovviamente sia quelle occhi che quelle per il viso, per il contouring, per gli illuminanti eccetera eccetera eccetera. Sarò felicissima ovviamente di farlo. Mi auguro che questo video vi sia piaciuto. Nel vostro commento ovviamente vi chiedo come al solito di mettere un cuoricino, così io saprò che avete visto il video fino a qua. Se il video vi è piaciuto vi chiedo di mettere anche un like, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui video di LR Channel. Io vi mando il solito bacio e tantissimo, ma tantissimo amore.